Allora, buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Nikim. Episodio 79, ragazzi, ci avviciniamo al 100, penso che nel Avremo 2025 arriveremo all'episodio 100. più capelli bianchi che episodi, ma E per chi avrà i capelli? Unisci, cazzo, unisciti al club, scusate. Marco. Allora, iniziamo, dai. Allora, aspettate che prendo il mio bellissimo foglio. Eccolo qua. 2 volte sarò segnato e 2 volte vivrò. Il leone stabilisce il mio cammino, nominando verità. Allora, stavate facendo un po' di shopping prima di partire. Ah, sì. Oddio, che ansia prima di partire. Esatto, per il vostro ultimo viaggio. Oddio, che ansia. Beh, non è bello, hai detto così, il nostro ultimo viaggio. Beh, sì, in senso figurativo, ma anche letterale. Ah. Sì, no, nel senso che dici magari muori, sai. È possibile, è È possibile. possibile, è possibile. Perfetto, Ciao, Rob. Roberta si è unita a noi. Dunque, Martina, come eravamo rimasti l'ultima volta, tu avevi parlato col Hello. Silgrug. Eccomi ragazzi, scusate. Bentornati. Tu hai parlato l'ultima volta col Silgrug per avere un'armatura di cuoio. Borchiata magica più uno. Lei ha Sì, ma il preso. problema restava i soldi, cioè se tutti si prendono le cose, non restano soldi per tutti. Sì. Comunque, lei ti ha detto che ti avrebbe fatto un prezzo di favore visto che sei amica di Fargrim. Però comunque il Vabbè. costo rimarrà abbastanza esoso, per così dire. Lo stesso discorso possiamo dire per Marco. Anche lui ha chiesto una full plate. Anche quello richiede un enorme sborso. Tuttavia, lui ha proposto una cena alla nana. E lei Esatto. ha candidamente accettato l'offerta. Nel frattempo, Duncan si è impellicciato ed è diventato Lord Wolf del Nord. I Esatto. pellicciamenti del lupo. Fargrim, io non ricordo tu cosa stai facendo l'ultima volta. Perché ricordo che ti eri aggregato al Fargrim, lo vedi che mercato. Fargrim è diventato un indiano, lo vedi? Fargrim è diventato lui. Ah sì, che l'hanno coperto. Sì, al momento è in forma umana perché l'amuleto lo sta camuffando. A parte essere diventato un indiano, io ricordo che la mia armatura era la migliore possibile. Se non Credo. sbaglio, sì. Aspetta che prendo Che già l'autoscheda. altre volte ti avevo chiesto e non l'ho mai cambiata, quindi mi sa che è la migliore che posso mettere. Allora, se non sbaglio, tu dovresti avere la full plate come Duncan. Guardo Armatura subito. completa, sì. Perfetto. E, se non sbaglio, era lo stesso discorso anche per i martelli. Perché io ho i martelli da guerra. Ok, Sì. quindi se non c'è nulla di meglio, io me ne sto. Sì, E non ho altri da cambiare. al momento sì. Però so, vedi tu se ti viene in mente qualcosa che ti può servire la compro. Tutto Ok, più mi sa che non so, un comprerei. rametto della vittoria facile, qualcosa del genere, insomma, se lo trovi. Sicuramente qualche Nella prima pozione. campagna che ho fatto con Roberta c'era uno strumento del genere, solo che non l'hanno mai trovato. Purtroppo. Va bene, allora ragazzi, se voi non avete altre cose da acquistare, io switcherei alla sera, così giochiamo l'incontro di Sebastian con Oh la mio. nana. No, aspetta, però Sebastian ha chiesto una cena privata, vero? Non ci siamo anche noi Io ho provato a a vedere infrattarmici, ma. adulterio. In realtà è sottointeso, cioè, poi se lui intende farla con voi è una sua scelta. Lascia a Ma lui. io, regà, in realtà non ce l'ho con No, nessuno, cioè, nel no, senso, no, no, possiamo. no, no, va, 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 no, no, io, fai ciò che devi fare e che Dio Io dà ricordo comando. anche che ricordo a tutti che lo scopo principale di Sebastian è quello di farsi fare uno sconto sui prezzi dell'armatura. Esatto, cioè in realtà io non è che voglio chissà che, E ragazzi. cosa Mo succede quando rollerai lo di. vedi come la trovo. E cosa succede quando rollerai e avrai un sovrapprezzo?
Che tu Raga, sai che come? avverrà questo. Voi Lo sai che succederà così, vero? succederà che noi moriremo tutti, Allora, raga. ragazzi, torniamo un attimo in on. Se, dicevo, ripeto, se voi siete d'accordo, io accelererei alla cena. Certo. Assolutamente. Vai Vadi, vadi. pure. Ok. Allora, per comodità, visto che questa mappa non ha un posto molto in, facciamo che questo è il vostro appartamento, diciamo, dove. Cioè, l'appartamento, il vostro ristorantino privato. Che non ho una stanza. Anzi, mettiamo questo che è meglio. Non ho una stanza adibita per questo scopo. Ok, allora, arriva l'ora di cena. Mentre voi ragazzi vi godete, diciamo, l'ospitalità nanica, vi sto spostando alla grande mensa. Vi fate baldoria. Sebastian, tu arrivi al luogo dell'appuntamento. Sì. Trovi Sigrun, ovviamente non è vestita da lavoro, è vestita un po' più sistemata. Niente, scrivimela per Quanto ho favore. sistemata? È abbastanza sistemato, è un bel vestito elegante, considerando che si è abituato a vedere i nani dal punto di vista, diciamo, pratico. Per un nano devi considerare, essendo un popolo che predilige l'essere pratico all'essere magari elegante, vedere una donna nanica acconciata e diciamo, è ben truccata è qualcosa di molto molto raro. Ovviamente ha dato anche libero sfogo alla sua enorme scollatura. Io la osservo. Aspetta, ma noi siamo già seduti oppure ci siamo solo beccati al primo No, appuntamento? vi siete incontrati appena incontrati, diciamo, al luogo dell'appuntamento. Io faccio. Buonasera, vedo che ti sei presentata. Beh, avevamo un appuntamento, più che Roba è altro. crashata. Ok. No, Roberta non può Mi crashare. sarei stupito del contrario al massimo. Questo Quindi è vero. avete fegato sotto quella corazza. Forse ne hai anche tu, visto che sei tu che abiti qua, io sono di passaggio. Vogliamo entrare? Sì, entriamo. Vabbè, appena entrate subito venite accolti diciamo dai camerieri e dai servitori, viene preparato un tavolo elegante e vi sedete. Perfetto. E E dunque, faccio. lei prende la parola per prima. Da quant'è che conosci Fargrim? È molto tempo che conosco Fargrim, devo dire che anche da una vita. Passami il termine, gli faccio. Ok, lei pendono le tue labbra per adesso. E devo dire che in realtà tra tutti i compagni. Non quanto Duncan, comunque lo considero come un figlio che ho cresciuto, a cui devo insegnare i fondamenti comunque della filosofia e delle buone maniere. Fargrim invece è stato un compagno Puoi d'arte. tirare un raggirare. Mi puoi tirare un raggirare. No, perché lui è convinto di questa cosa. Francesco non è un raggirare, perché lui è il suo discepolo, è convinto, fra. Non è che la Marco, sta prendendo per il culo. Cioè, capito? tu Cioè. stai prendendo per il culo Stefano. Sì, vabbè, ma che c'entra? Quello da player, però in realtà lui è convinto perché comunque, cioè non è che dici è Stefano che era il suo maestro, cioè non so spiegarti. Spiegati. Cioè lui è convinto di essere questa cosa, poi in realtà Stefano, cioè Duncan ha fatto il suo percorso da solo fondamentalmente, però lui è convinto di questa cosa. Va bene, Quindi non è che lo ok. dice, cioè non lo sto dicendo come preso per il culo in game, Allora, tu devi capito? solo ringraziare che Duncan non è presente con voi al Certo tavolo. che ringrazio questo, se no non l'avrei mai detto. Esatto. Ma se permetti, ho un'altra persona con cui cenare, grazie. Quindi. Io faccio. Comunque, io così come ho fatto in passato, voglio che tu non travisi questo appuntamento. Cioè, nel senso, tu comunque sei una donna avvenente, però sei comunque la moglie di qualcuno che ci sta dando ospitalità. Io ci tenevo a Cioè, dirti lei questo. sembra quasi offesa appena tu metti. Ma cosa credevi? Scusa, siamo qui per conoscerci, mica per fare altro. No, infatti, però ci tenevo a dirlo perché in passato ho avuto problemi e non voglio che ci siano problemi. Siccome mi sembri una persona per bene, volevo Che dirtelo. genere di problemi? Nel senso che purtroppo, quando sono stato molto più bambino,
in certi appuntamenti e quindi sono cascato in peripezie che mi hanno portato ad avere problemi e a portare problemi a tutto il gruppo. Però adesso io ho fatto un giuramento su questa spada, indico la spada e non sono qui per questi motivi, ma semplicemente per spiegarti le motivazioni che mi portano a chiederti un sconto su un'armatura che servirà poi in realtà a tutti quanti, tutto il mondo, perché Dio mio, la userò solo. tirami un D20, per Dio! Per Perché? Dio! Ma come? Gli stai dicendo chiaramente che stai uscendo con lei per avere uno sconto? Tirami un cazzo di D20, maledetto Ma magari stronzo! mesce 20, porco 2. No! Ucchia mille palle, Francesco. Ma Scusate, sto in perché diretta, scusate. favorisci? Ragazzi, io lo Scusami, odio. Io perché io ti favorisco? lo detesto, se Male. capisci. È bello che mattina a cui toccherebbero questi tiri su queste cose non ne uscirete mai. Certo, li fallisco È vero, sempre. Martina, parti e vai a sedurre la rana. Cioè, cosa aspetti? Ma in realtà non lo sto seducendo, raga, era solo tra virgolette un conto di lavoro, secondo me. Poi vi ho fatto credere Ora ti tocca batte chiodo e il marito ti spara nella palla sinistra. Forza, come che... Ok, diciamo che mettiamola così, dei tuoi farfugliamenti ha capito poco perché è molto distratta in questo Perfetto. momento, La quindi mia bellezza è andata. annuisce, annuisce, ma lo fa con fare molto distratto. Ok, va bene, iniziate a cenare. Il cibo è molto buono, anche se diciamo non rientra magari nei tuoi gusti, considerando che è tutto a base di carne di cinghiale e altro, quindi molto pesante la cena, però diciamo che ti ritieni molto soddisfatto. Molto bene. Arriviamo diciamo alla fine della serata. E lei inizia a prendere di nuovo la parola. Devi sapere che Fargrim è stato il mio pupillo. Sin da giovane gli ho insegnato l'arte dell'intagliatura. Sinceramente, quando è partito, ero un po' preoccupata per lui. È sempre stato un ragazzo particolare. Molto di cuore, ma Ho aveva tendenze strane, lo so. tendenze strane? No, io intendevo con la testa tra le nuvole. Vabbè, Spesso. certo, anch'io sono del Spesso parere. andava dietro alle nane, insomma. Spero che sia maturato come nano. È stato un buon compagno d'arme, effettivamente. Ah, Porta onore a questa la sua casata, diciamo. così ho sentito. Dicono che ha abbattuto un demone. Dicono il vero. Dicono anche Anche che. se le altre. Dicono anche che è diventato il terrore dei goblin. E delle guardie cittadine, vedi? Delle guardie cittadine? In che senso? Beh, se proverei a chiedere a qualsiasi guardia cittadina di farmi, comunque lo conosce. Beh, non esco mai dalla montagna. Puoi Beh, è raccontarmi meglio, tutto. forse è meglio così. Ok. Diciamo che la serata finisce, quindi paghi tu o paga lei? Pago io, ovviamente. Ok. Tanto quanto costerà la moneta? Quanto potrà Cavati costare? 15 monete d'oro. Sì, Camarone, senza neanche vabbè. scopare, pensa un po'. Vabbè, Martì, ma tocca vedere quanto è lo sconto sull'armatura, magari ci ho guadagnato, Ok. Intanto sono 3 di le monete. Poi lei si solleva. Si alza dalla sedia. Ti dice: vieni con me alla forgia. Devo prendere le misure per la nuova armatura. Così domani La cercherò di farti seguo. trovare tutto pronto. La seguo la forgia, ovviamente. Ok. No, lei Ho non quasi c'è. finito comunque, fra 5 minuti ho fatto, mi sposto io la pedina. Sposto io allora. Ok. Allora, la forgia ti dice: attendi un attimo qui. Si va a cambiare. E dopo una decina di minuti torna con i suoi abiti, diciamo, da lavoro. Inizia a prendere un metro e inizia a prendere le misure. Ok. Marco, fammi un tiro di diplomazia. Che ti dico, sempre un D20 o proprio diplomazia? No, no, tira proprio diplomazia per vedere se ti fa un buon sconto oppure Palle. Non posso fare due tiri per... Oddio, che bella la scheda nera! Anche tu ce l'hai? Hai Sì. visto che non sono solo io? Ma io non ce l'ho diplomazia. Cioè, persuasione, quello che. Ah, ok. Vabbè, le posso dire, Ok. pensavo peggio.
Quanto ha fatto? 19. E io ho spento un attimo il roll 20 perché mi sta pesantendo molto, eh. Ok. Allora, lei ti sto anche craftando, che sto craftando cose, ovviamente. Ti prende le misure e dopo un po' inizia a parlarti. Allora, domani l'armatura sarà pronta. Penso che ti posso fare uno sconto visto che sei amico di Fagrim. Che ne dici se ti tolgo 100 monete dal costo? Quanto viene la moneta in tutto? Aspetta che sto aprendo il manuale. La moneta all'armatura, scusa. Aspetta un secondo che apro l'armatura. Allora, se non sbaglio è 1500 nuova. Madonna. Tanta roba, eh. Minchia. Sì, 1500, quindi se meno 100 sono 1400. Ok, ne parlo col gruppo e vedo se abbiamo delle monete per poter affrontare questa spesa. Perfetto. Io non mi ricordo. Non tengo tutte le monete io, ma vedi. Allora, inizio a lavorare e ti preparo l'armatura. Grazie per la serata, ti sorride. Niente, grazie a te, è stato piacevole. Perfetto, vabbè. Parentesi, non vi aspettavate, stronzoni. No, sì, in realtà era tra i due scenari. O poteva andare molto a merda, o poteva essere molto normale. Quindi, sì, no, ho fatto un giuramento in game. Non posso rispettarlo. A parte tutto, è troppo legale il mio personaggio per rispettare. Va bene, ragazzi, andiamo avanti. Allora, facciamo passare la serata. Dunque, allora facciamo un paio di conti. Allora, se l'armatura di Marco costa 1.400 e quella di Martina con lo sconto gliela facciamo passare 1.000, sono 2.400 moneta. No, scusa, ripetimi il conto. 1.400 quella di Marco e 1.000 la tua. Io posso cacciare 1000 monete, ragazzi, o 1050 se preferite. Io non mi ricordo quanto ne ho, fammi vedere un attimo. Vedete il vostro fondo. Io non posso aiutare granché, ho poco meno di 100. Mazza. Vabbè, io ne caccio 1050 e sono 20 rimango con 20 monete d'oro. Quante monete so? Aspetta, Marti, che non si è sentito 300. Bene. Sto laggando molto perché ho un po' di problemi di linea, ho dovuto chiudere Roll20. Se puoi vedermi quanto... Ah, ok. Quanto ho. Puoi vedermi tu, per cortesia. Aspetta che ho provato a scheda, un secondo. Certo. Allora, tu hai 728 monete d'oro. Mi ricordavo, non ci arriviamo con i soldi. No. Quanti soldi hai, Marco? Io ho 400 monete, da cui mi ricordo. Non ci arriviamo. In realtà ci potremmo arrivare a pelo. E quanti soldi hai? Quanto soldi ha Fargrim? 96. Allora, Marco, io ho aperto la tua scheda, non ci sono segnati i soldi. No, ce l'ho, però me lo ricordo che ce l'ho, però. Non l'ho mai segnati, effettivamente, c'è ragione, ma io mi ricordo che ce l'ho. Ok, però siccome... Non li ho mai usati io i soldi, fra. Io ricordo che tu li davi al gruppo. Sì, ma c'è stata una quest e Martina o Duncan se lo potranno ricordare, in cui qualcuno non se li era segnati, ma io ce l'ho sempre avuti 400 ora. Cioè, non l'ho mai dati tutti. Comunque, intanto se non ce l'ho, ce l'ho, non me li conta che te devo dire. Non è un problema, non me la compro al massimo. Prendi il coso a Sebastian. Anche perché io pensavo pure di far più sconto, in realtà non pensavo di poco. Purtroppo hai fatto un tiro di merda. Cioè, meglio, ha fatto un tiro buono lei. Magari accetta metà ora, metà dopo. Ok, ragazzi. Metà ora, ma se sopravviviamo te lo sai. Orientativamente avete 1000. Ragazzi, perdo, non mi scusate, avete 1700. Di latitudine. Silenzio, maledetti. Avete 1700 monete d'oro. Quindi potete scegliere uno o l'altro, cosa scegliete? Prendi lui. No, aspetta. La scelta è tra armatura tua o quella di Martina? Cosa fanno le due?
Quella tua è un'armatura completa. Ti dà... Aspetta che prendo la scheda. Aspetta, se volete posso vedere se... Se vi ricordate che io ho la spada figa da cerimonia, posso vendere quella? No, ma che manca? No, ferma. Vabbè, ma Stefano, sì, anche, se la vendi, non è un cimelio di famiglia, l'ha comprato. Anche se la vendi, la vende un decimo di quello che l'hai comprato. Sì, ma è... Quanto ci manca? Siete a 1700, dovete arrivare a 2.4. Anche se vendi la spada cerimoniale non ci arrivi. Potrei vendere quella di Eratis volendo. Sto scherzando. Potresti venderla. Sarebbe divertente vedere che cosa ti succede. Tanto valeva che facevi le cose più depravate con la nana e te la giocavi in quel modo. Sì, effettivamente. Vediamo se c'ho qualcos'altro. Non credo. No, non c'è... Ma scusa, pure questi sanno che sta a salvare il mondo, non ci danno un'armatura. Siamo con tutto rispetto, eh. Allora, Marco, tirami intuizione. Così non gliene frega. Aspetta un attimo. Fa il tiro di merda, non gliene frega niente. Ti mandiamoci. Aspetta, intuizione. No, c'ho pure un bel tiro a volta. Ma guarda lì. Ok, Marco, scusami, fai 2+2. Vai a chiedere a qualcuno tra le autorità naniche di prestarvi dei soldi per l'equipaggiamento. E probabilmente ve li daranno. Cioè, fammi capire una cosa. Cioè, aspetta un attimo. Vabbè, niente, non faccio, non dico niente. Marco, hai fatto tutto da solo, quindi non è fammi capire la scelta. Tutti stiamo facendo, sì. Scusami, però, no. Tutti stiamo facendo i conti per prenderci l'armatura. Lei che ci ho pensato solo io, non sì, ma sei stato nessuno. L'unico che in questo momento ha pensato stiamo a salvare il mondo, non ci aiutano, capisci? C'è 3 ore che andiamo avanti con questa discussione, non nessuno ha pensato magari forse chiediamo aiuto alle autorità. Io vado dagli altri e faccio, ragazzi, questo distinguerà me da quello che in realtà Duncan è ancora un apprendista. Perché non ci facciamo dire dalle autorità, cioè dare dalle autorità dei soldi, dei fondi per fare questa missione? Vedi, Duncan, è ancora molto da apprendere. Ma io non sono lì. No, quindi sto parlando a nessuno. No, in realtà, siete assieme, ragazzi. Cioè, è finita la serata, è la mattina. Ok. Quindi state parlando al tavolo. È possibile che in questo gruppo la mente debba sempre essere io? Sebastian, morditi la lingua e vai a fare quello che devi fare, per l'amore degli dèi. Abbiamo perso troppo tempo in queste sciocchezze. Ok, acceleriamo, scusatemi. Vabbè, Porello, però, da Steve, perché dici così a Francesco? No, infatti lo dicevo a Sebastian. Comunque io gli dico che no, la volta, ragazzi. No, che parlava a Sebastian, non ero io che parlavo con te. Però so, ti sto prendendo in giro. E comunque... Ma va a cagare. Io dico a Duncan, per la prima volta, ragazzi, in tutta la campagna, dire una cosa fondamentale. Duncan, visto che la tua presenza è molto più compresa e forse più saggia della mia, vuoi accompagnarmi a parlare? Cosa ha appena detto? L'ha detto davvero? Eh sì, regà. L'ha detto davvero? Eh sì. Cioè, Duncan, io andrei solo per la soddisfazione. Che ottimo inizio. Ma infatti andiamo. Ok, ragazzi. Per amore di accelerare... Vi danno i soldi. Vi danno i soldi. Vi porto direttamente da Ran, che è la funzionaria che vi è stata assegnata, ovvero la figlia del re nano. Ok, avete chiesto udienza e vi è stata concessa. Ditemi, miei signori, come posso esservi utile? Vorremmo parlare con lei di un piccolo dettaglio che per noi è fondamentale. Come stiamo per affrontare comunque un viaggio periglioso? Sì. Potreste darci una mano con l'equipaggiamento, così che potremmo essere più sicuri e magari portare a termine con una percentuale maggiore in maniera positiva questa missione? Se è l'acciaio che vi occorre, noi vi aiuteremo. Cosa vi serve precisamente? Oro. Avremmo bisogno di fondi per l'equipaggiamento. Oro. Ok, pretenderò di non aver sentito Martina. Pretenderò, questo pretend, sentilo. Bene, nello specifico armi, armature, cosa?
armi e armatura, e più che altro per me penso scudo, elmo, cioè un equipaggiamento completo che volendo potrebbe essere anche reso poi una volta finita la missione, per me non è un problema. Vabbè Marco, in soldoni l'equipaggiamento è solo l'armatura, giusto? No, pure lo scudo, pure lì. Ma lo scudo e l'elmo, lo scudo ce l'hai. L'elmo volendo con la completa ce l'hai idem, perché comunque era completa. Ah sì, viene considerata una completa l'elmo. Ma Cioè, certo. se è completa, hai pure la gorgiera per dirti, cioè non ti manca niente. Ah, vabbè, armatura completa a questo punto. Ok, Martina, vabbè, immagino Stefano parlerà per Martina e l'armatura. Sì, beh, manca un paio di ciabattine, cioè ciabatte magiche. Martina, vaffanculo. No. Non so neanche quanto costano quelle ciabatte magiche, e sicuramente non ce le hanno i nani. Ok, Stefano, altro, solo quello? Serve altro? Guardati Ma l'altro. io non ho un elmo, ma c'è tipo un cappuccio, non elmo. Vabbè, l'elmo te, che è l'armatura, diciamo, in pelle. No, ma sa, un Che poi, se non ricordo cappuccetto. male, te avevi chiesto, ti ricomprate il vestito, quello, tutte le stoffe per addobbarti tu. Sì, certo. Vabbè, ma le stoffe per addobbarmi è una cosa. Un cappuccetto utile che mi dà qualche bonus. No. Nope. No. Tipo albero della Dana, insomma. Non è Neverwinter dove ti puoi craftare un elmo e lo fai diventare un cappuccio, Oh, uno ci prova. no? E abbiamo apprezzato il tentativo. Fargrim, Abbiamo a te apprezzato. cosa serve, eventualmente? Pozioni. Ok. Pozioni di cura, va bene. Allora, lei prende nota, fa un documento ufficiale. Lo arrotola, ci mette il timbro nanico e lo dà a te, Amuletti, Duncan. niente, no, immagino. Too late. Comunque no, non ne hanno. Non è roba magica, non ne fanno i nani. A parte alcune cose tipo l'armatura che ti hanno fatto. Ok, Stefano, ti dà la pergamena a te. Consegnate questo ai fabbri. Penseremo noi alle spese. Ne siamo grati. Perfetto. Allora, Martina, Mi rimetto. scrivi perché a te Mi servirà. rimetto di soldi. A te servirà, vedo, fiducia nelle mie capacità. Anzi, facciamo una cosa, siccome tu ti voglio bene, ma purtroppo la vita è crudele con te, ti semplifico la vita io. Marco, tu cambiati armatura, segnati armatura completa, hai più 18 in CA. Aspetta, come più 18? È 18 l'armatura completa. Minchia. La stessa di Duncan. Anche dare il cazzo per una cifra. Aspetta, aiutami Fra, non so dove metterla. Aspetta un secondo. Allora, intanto finisco questa cosa per Martina e gli passo la sua armatura. Vabbè, Allora. provo a riaprire il Roll20, ma non me lo neanche riaprivo, sa poco fa. Beh, te la sto passando su Discord intanto. Ah. Passo privatamente a te. 18, quindi aggiungo 3 praticamente. Non devi considerare il bonus di destrezza, perché non so se con l'armatura che hai già lo consideravi. Ma Ah, io no, non c'ho la destrezza. le armature pesanti ti danno una quantità secca di CA e basta. Sì, ma tanto c'avevo la mezza. Che destrezza mettevo? Poi non ce l'ho destrezza io. Che comunque metti allora più 3 secco, se già non te lo consideravi. 23, 23, Ma perché alcune metà armature ti 20. danno anche un po' di destre, dipende che Beh, ne modello valsa la pena comunque. è. Allora, armatura Martina. Te l'ho passata su 3 Discord, Marti, così te la ricordi. CA. Non la sto ricevendo neanche. Dio santo, è un'immagine. Va bene. Ok, l'acquisto l'abbiamo fatto. Direi che è il momento di andare avanti. Yay. No, guarda che non ho ricevuto niente. Ma sono in privato? Sì, è arrivata. Adesso sì. Ah, ok.
Che bello. Okay, non voglio che mi si dica grazie. Che bello. E non te lo diremo, tranquillo. E infatti, siete un gruppo di pezzi di merda. Andiamo avanti. No, non è vero, grazie. Fa culo. Ok. No, sono contento sul serio, dai, sai che fashion che è sta cosa. Va bene. È tipo ho Pop Gadget trasformo in battona, roba del genere. Sì. In battona. Certo, certo. By the love of mercy, aiutami tu, signore. Ok, ragazzi, beh, Robby, segnati, te le affido sì. A te. Tu segnati 10 pozioni di cura. Sì, poi come distribuire lo vedi. Intanto segnatele tu perché almeno so che se te le segni rimangono. Ok. Ok ragazzi, detto questo, come ragazzi? Esatto. Detto questo direi di iniziare il viaggio verso la città. Niente Fran. Cosa? Mi sposti tu. Devo riavviare tutta la linea. Non... No, 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 ma non ci muoveremo con le pedine. Quindi. Bene. È un viaggio narrato, non sarà. Mi fa piacere. Perché onestamente mi rompo più i coglioni mettere delle mappe che per utilizzare solo mezza volta. Dimmi, Robby. Prima di procedere, no, ti volevo chiedere se mi potevi ricordare com'era combinata qui la situazione del mio PG, che ora è umano. Però allora, solo all'apparenza. Tutto. Allora ti spiego. Tutto quello che rimane la meccanica del tuo PC è uguale. Non cambia niente. Okay. L'unica cosa, quando devi interpretare il tuo PG, siccome tu nella realtà sei basso rispetto al PG che stai utilizzando, con l'illusione, tieni presente nel GDR che comunque la tua altezza rimane quella. Quindi, se per esempio ti dice Sebastian. Fargrim, prendimi quel libro sopra la scaffalatura e tu non ci arrivi, ma quando in realtà la tua illusione ci arriva, tu il libro non lo riesci a prendere. Quindi devi fare attenzione alle proporzioni diverse quando fai determinati movimenti e azioni. Se perché puoi essere scoperto, ovviamente, quindi tienilo presente. In combattimento, all'apparenza, diciamo, tu brandisci i martelli normalmente, solo che nella realtà sei più basso, però il combattimento non cambia niente. Perfetto. Devi solo fare attenzione alle proporzioni. Ok ragazzi, iniziamo il viaggio. Ripeto, non c'è bisogno che vi muovete, vi sposto io. Dunque, mettiamola così. Vi fate tutta la montagna. Ovviamente vi viene fornito cibo, acqua e tutto quello che vi serve per sopravvivere. Iniziate il vostro viaggio, scendete giù per la montagna. Il viaggio non è per niente semplice perché comunque parliamo di una zona innevata, quindi non è facilmente percorribile. Per un tratto i nani e Paranfos vi accompagnano nella discesa. Ovviamente a ridosso del territorio degli umani i nani non vi seguono e vi salutano, perché ovviamente non vogliono rischiare guai con quegli esseri umani. Una volta arrivati, diciamo, in vista della città, anche Paranfasus si ferma e vi dà un'ultima raccomandazione prima di salutarvi. Bene, da qui in poi, signori, dovete proseguire da soli. Vi ricordo, abbiamo poco tempo per riuscire a scoprire quello che potete. Io, da parte mia, inizierò a organizzare il rituale per farvi tornare nel vostro tempo. Quando sarà il momento, vi chiamerò. Prende una piccola mappa, la dà a Duncan e ti dice: qui vicino, e la indica con la mano, c'è una collina, lì. Ho segnato sulla mappa dove incontrarci. Quando vi chiamerò ci ritroveremo lì e poi vi porterò al vostro tempo. Mi raccomando, costi quel che costi, non importa se siete nei guai, non importa se pensate di scoprire qualcosa di importante... Quando vi chiamo dovete lasciare tutto in sospeso e venire da ritrovarmi lì. Abbiamo una sola occasione. Se falliamo è tutto perduto. Ci siamo capiti? Vi osservo. Bene. Vi auguro buona fortuna. E mi raccomando, non fidatevi di nessuno in città. No, ci puoi giurare? Ok. Cioè, in che posto di merda stiamo andando? Scusa. Allora... Paranfos si ammantella e vi saluta. Dopodiché voi ragazzi percorrete la strada e arrivate in città.
Allora, forse non ho portato la pedina. Eccola, lo sapevo. Aspettate che porto Fargrim. Che l'ho lasciato alla città. Allora, copio. La città la vedete, giusto, ragazzi? Per chi ha la mappa. Per chi c'è, per i due che sono rimasti. Esatto. Ma te riesci a guardarlo alla live, Marti, magari? Non so, se ti può aiutare, da lì puoi vedere comunque. Ok, Comunque, provo, ma non ti garantisco perché. è enorme sto fosso! Beh, è un'enorme città con un castello, quindi sì. Allora, Come ragazzi, facciamo? quando arrivate alle porte, notate una Oddio, mi ha cosa piuttosto buttato strana. fuori da Twitch. Notate una cosa piuttosto strana. Le porte sono aperte. La città ovviamente è enorme, è una grande metropoli dal vostro punto di vista, però non vedete neanche una persona. What? Cioè, intendi alle porte o in generale? Praticamente tipo Roma a Pasquetta. C'è un clima strano, Fargrim. Tu arrivi in città, cioè già dalle porte stesse non vedi le guardie, non vedi nessuno nei torrioni. Città gialla. Non vedi Wow, nessuno nei torrioni. molta calma. C'è molta calma. Ho Troppa calma. Che cazzo è per essere successo? una città così grande. Allora, Sto proprio in qui. fammi usare questo. Detective. Ah Visione no. del vero, Sì. No, sì, poi uso Divine Sense. Fammi sapere se sniffo del male. Allora, rimane comunque una Stefano. città, diciamo, dove c'è la sede del padre, quindi la percepisci un po' ovunque, però c'è qualcosa di strano, Stefano. Tu percepisci che questa città è abitata da persone comunque malevoli, ma è come se non fossero qui. Ci sono, ma non ci sono. Signori, non so cosa dirvi. Gli abitanti di questo luogo sono feccia, quindi tutta la città puzza. Ma c'è qualcosa di ancora peggiore sotto. È Bello. come... No, non so come spiegarlo, ma è come se le persone ci fossero e non ci fossero, come se questo luogo fosse mezzo qua e mezzo da un'altra parte, non so come spiegarlo meglio. Ma dato che non abbiamo scelta, ce ne accorgeremo presto di persona. Cioè, ma te ti puoi spostare da solo ora, giusto? Che lo sposterei Martina adesso. Vabbè, quindi entrate, immagino, Martin. Sì, io ho la mano stretta sull'impugnatura dell'arma e dentro. ok. Una volta che varco le porte succede qualcosa o sono varcate le porte e basta? Ma Rolo, tu riesci a spostare la tua pedina? Ok. A me lagga Allora, tantissimo, sì. ragazzi, mi lagga proprio Il lag pure E raga, purtroppo per me. usate Chrome. Purtroppo è quello. Non ci posso fare Io niente. sento le ventole di un computer che sta Sì, è impazzendo. quello È di il me. mio. Quello di dopo. È il mio, tra un po' Quello decolla. Mi ricorda qualcosa. di dopo. Ah, l'unica cosa che posso suggerirvi, ragazzi, è di cambiare browser quando giocate solo a D&D, No, perché Rob, questo era il mio computer, il mio portatile quando giocavamo su Shell. Sì, un portatile che faceva questo rumore per ore di fila. Oddio, Sì, me lo oddio ricordo. santo. Avevi quel portatile dell'HP con tre ventole sotto. Ragazzi, Dell'altro. rimaniamo in game, le puttanate a dopo. Comunque, se diventa troppo fastidioso, mi muto. No, ma figurati. Sono forgiata da Allora, ragazzi, cosa male. voi entrate in città, ripeto, è una città grande, è una tipica di una metropoli, però per qualche motivo non vedete neanche una persona. Le porte, le finestre sono aperte, ma non c'è nessuno. Nessuno Proprio un proprio. Ma silenzio allora io tombale. mi affaccio affaccio alla tipo prima dentro, casa scusate. disponibile. Sì. Esatto. Cioè, vediamo qualcuno Voglio prima di vedere se ci seguire. sono, che cacchio ne so, il
se ci sono le suppillettili mobili, caspita ne so, il pranzo, la colazione ancora sul tavolo, sì, mezza calda. Trovi esatto, scene del genere, Stefano. Ma non è nulla marcio, è proprio qualcosa di ancora fresco. Cioè, sì, allora ragazzi, scusate un momento, intanto bevo. Allora, adesso, sì. Concedetemi un po' di licenza poetica, poi capirete il motivo e ve lo spiegherò dopo. Però ascoltate un attimo. Che sia maledetto il fatto che io ho il mal di gola e che sia maledetto il fatto che a me vengono certe idee. Mentre camminate, sentite cantare. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Signor Sandman, no, donami un sogno. Fa che sia bella come un incanto e le sue labbra come le rose. E le sue notti solitarie sono finite. Ok. Dopo che la mia gola è stata triturata, giro con gli occhi sbarrati, dico: l'avete sentito anche voi, vero? Sì, oh mio Dio, che è quello? Salve, amici. No, vi prego, mostratemi sta cosa. Ma ti parevo. Devo vederlo su Twitch, devo vederlo in qualche modo. E che ho spento anche Twitch perché mi fa laggare la vita, mi fa laggare. Aspetta, aspetta. Beh, oh, potrebbe non essere. Che cazzo è questo? Un Robocop fantasy? Potrebbe non essere ostile, ragazzi, tranquilli. Esatto, no, ma sicuramente non è ostile. Ah, ok, scappiamo. Ormai l'ha detto. E tu cosa sei? Oh, Sir Duncan. Da tempo volevo conoscervi. Voi che avete conosciuto i miei fratelli e la mia bellissima sorella. Bellissimo. Oh cazzo, non sarà mica Reveria. La slime. Oh, vedo che la tua memoria è molto, molto acuta. Quindi il golem che abbiamo incontrato tempo fa, anche quello è tuo fratello? Assolutamente. Ma adesso non dedichiamoci all'oratoria, ma a qualcosa di più pratico. Ok, ragazzi, tiratemi iniziativa. No, raga. No, mamma mia, fra. vabbè, figurati. Fammi provare a rilogare da su Roll20, dai. Oh! Che tirone. Allora, questo. Beh. Oh, almeno qualcuno con un tiro decente. Allora. Sì, no, è che io finisco sempre a dover agire per prima senza sapere che cazzo fare. Capisci? Ti consiglio di farti venire un'idea in mente perché adesso devo iniziare a pensare. Che ci sta attaccando palesemente. Cioè, è palesemente ostile. Ma no. Puoi provare a ragionarci, non è detto che sia ostile. Oh, è un personaggio particolare, come avete visto. Ma sto tizio che stazza ha? È umanoide, è alto, è un omone, diciamo, come stazza, ma comunque è un... razza umanoide, quindi non è un gigante. Perfetto, meno male. È coperto di ferro? Lo vuoi rivedere? Sì. Io non l'ho visto proprio perché avevo spento e da Twitch non me lo vedeva. Riavvio pregando che non mi... L'ho rimesso a schermo. No, non lo vedo. Non ti posso aiutare. Comunque sì, è metallico. Prova a rimetterlo su.
e toglierlo e rimetterlo. Ok, ma sei rientrato su... Ah, ok. Sono entrata, ma è tutto tipo frizzato. Ecco qua. C'è la rotellina, insomma. Merda. E l'avevo visto bene allora, perché su Twitch l'avevo visto tipo sgranato, perché non mi caricava il video, avevo visto solo il fermo immagine sgranato. Viva internet. Merda. Ok, dunque, il tuo turno... C'è acqua per terra? Da qualche parte? Acqua? Acqua. Acqua. Tipo pozzanghera, cosa del genere? Tipo pozzanghera. Sì. Ti tuffi nella pozzanghera e speri che sia un portale. Ah! Non voglio andare via. No. Ti ho scritto una cosa, ti faccio una tua domanda, ti ho fatto. Ok. Dio santo, Marti, credo che l'hai scritta nel... Sì, nell'inventario, guardami, sì. Dobbiamo risolvere... qualcuno che si è suicidato. Dobbiamo risolvere, ragazzi, i nostri problemi tecnici. Sto iniziando a giocare da solo ora. Stiamo andando a peggiorare ogni giorno di più. Per amor di Dio. Ma io mio ordinatissimo inventario. Dimmi, Marco. Speravo che tu cambiassi la mia scheda, perché sulle caratteristiche ancora sono scritte quelle cose di cui mandavo la foto. No, non me ne frega un cazzo della tua scheda, ma sono cazzi tuoi. Se vuoi morire, muori. Se vuoi vivere, te la fai bene. Non ho tempo da perdere con la vostra balordaggine. Allora, se io non ricordo male, erano tre per fiala, per tipo. Tre per tipo, no? Sì. Bene, questo è il momento. Ok. Sì. Allora, io... Te avevo scritto, comunque, te avevo dato la schedina con tutte cose. Sì, vabbè. By the love of mercy. io devo attaccare per forza. Ok. Mi avvicino, attacco. Ok. Quanti quadretti ho percorso? Non ti preoccupare. No, voglio saperlo. Ma saranno un... Aspetta che prendo il metro. A occhio mi sembravano tre verso il... Sì, più o meno tre quadretti. Più o meno tre quadretti, ok, tre quadretti. Vado, attacco. Ok. Stoccata, dimmi se colpisco. Allora, hai equipaggiato la fiala, giusto? Già, quella elettrica. Sì. Per questo ho chiesto se c'è acqua per terra, se lui è metallico. Aspetta, devo fare il tiro per te, che tu... Che palle, Martina, ti odio. Ecco, ho capito, mi dispiace, vivo in Jugoslavia, puttana miseria. Ma vivi in Italia una buona volta e te ne vai dalla terra dei balordi. Ma stai zitto. Perché hai tirato due volte? C'è il vantaggio attivato. Vabbè, con 18... Non colpisci. Cosa? Con 18 non colpisco? No, non colpisci. No, non 18 di dado, 18 totale, Marti. Ah, di dado quanto ho fatto? 13. Ah, ok. Ah, boh, ok. Ok, vedi che bene. Lui... Allora... No, fermo, stai zitto un attimo ancora. Can in action, disingaggio. Gli altri tre quadretti dei miei 6 del movimento del mio turno li faccio per andare a nascondermi dietro qualcuno, visto che sicuramente l'avrò fatto incazzare. Certo. Ti rimetto dove eri prima. Ok. No, più dietro qualcuno, non lo so se c'è, se era dietro qualcuno, ma... Ti metto dietro Duncan, così sei più contento. Bravo. Ok, è il suo turno. Allora, Stefano. Yeah. Lui chiude il suo braccio in un pugno, lo punta verso di te, vedi delle fiamme che gli escono dal gomito. No, un pugno atomico rotante, no. Ti sparo un pugno a distanza. Il pugno atomico rotante. Maledetto. Vabbè, io c'ho 21. Perdonami, Stefano, per stata amarrato.
Va bene, lo accetto. Porca. Sei sicuro che lo accetti? Quanti danni ti ha fatto? Non lo so, però ha colpito con 32. Quindi. Oh. Allora, in realtà, aspetta, il danno è. Ok. Ah, 8 danni. Dai, non sono tanti. Ok. Sì, ma io ce n'ho 35. Vabbè, dai, non è malaccio. Allora, poi successivamente il pugno ritorna al suo posto e si riposiziona nel braccio. Allora, come azione ma di cosa diavolo sei? Come azione di movimento, Martina, ascolta, stai ben attenta a quello che sto per dirti. La realtà viene piegata. Dio. Dal tuo punto di vista è come se ti fossi spiaccicata su un palazzo, però in realtà ti ritrovi davanti a lui improvvisamente. Poi come azione rossa, come azione bonus ti dà un colpo di coda. Quanto mi spacca in due? Con 33 immagino che ti ha colpito. Ok, i parenti mi ha colpito con 33. Ok, allora sono 12 danni. Ho potuto andare peggio. Senti, allora quando vieni infilzato dalla sua coda, hai presente il rumore della cannuccia? Ti sta bevendo. Merda. Potrebbe piacere a qualcuno. Ok. già facendo il suono mi sono pentita, io giuro. Ok. Dopodiché non rimane attaccato a te per risucchiare i tuoi fluidi. Diciamo si stacca dopo. Bello. Fargrim. Dunque. Io mi avvicino. Sì. Quindi questo bel giovanotto non è armato a... No, ha solo pugni razzo, non ha armi. È bello. Ti si aprisse la scheda, ok. E lo attacco. Uno. Nope. Colpito. Crittone. Il crittone. Ok, ci siamo. 10 danni. Riduzione 20. No, qui non ci sono le riduzioni così male che vada di mezza. Ci sono un'azione impetuosa, ripeto per turno. Ma noi non ti stiamo sentendo minimamente. Sì, c'è la ventola che ti copre purtroppo. Parla un po' più forte, diciamo, Robby, forte. Ma che ci sono? Un'azione impetuosa. Ok. E ripeto il turno. E lo riattacco. Vai. Niente, ma Role, è mancato con tutti e due gli attacchi. 21? Sì. Ai. Raga, non si può affrontare, basta, tocca scappare. Se ci riusciamo. Allora, c'è un figlio intanto, una casa. Mi segno i danni di Robby. Tocca a te, Marco. Allora, il problema è che sono dei tiri altissimi per prenderlo. Io uso la mia azione per dire, ma ragazzi, vi rendete conto che non possiamo affrontarlo? Su via, Sebastian, non essere così timido. Sono realista, non sono timido. Quindi vi arrendete? E cosa succede se ci arrendiamo? Oh, lo scoprirete.
devo sapere. Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo, scusa, cioè... Aspettate, quindi... No, sto pensando se non c'è qualcuno che ha saggezza 20, tipo saggezza passiva. In teoria il saggio del gruppo è Marco, quindi... Pensa un po' che culo. Ho capito, ma... Cioè, secondo me, da saggio, cioè, mi rendo conto che, cioè, che nessuno di noi lo colpisce, tranne Fargrim, con un colpo fortuito. La prima cosa che dico è damoci alla macchia e cerchiamo un altro modo per abbatterlo, ma... Ragioniamoci prima, non possiamo affrontare così. Descrivici un po' l'ambiente circostante. È una città, quindi ci sono diverse case. Questa è una strada principale, tra l'altro. Qua normalmente ci dovrebbero essere carri, ci dovrebbero essere via vai incredibile, la strada principale. Mi viene da pensare che se questo gira per le strade o il popolo è nascosto oppure sono morti tutti. In entrambi i casi, se un esercito non l'ha contrastato, non possiamo farci niente noi. Cioè, il mio pensiero logico questo è. Allora, esponi o stai ragionando da giocatore? No, questo lo dico, lo penso io, non lo espongo. Però no, lo dico anche a sto punto. Se un esercito non ha saputo affrontarlo... Magari è un'illusione. Ma come un'illusione? I danni l'ha ricevuto di partire, no? No, in senso un'illusione creata da lui che la città sia deserta. Oh, Fargrim, Fargrim. Sotto quella barba nascondi una mente così brillante. Quindi, vabbè, nel dubbio sai che cosa? Thunderbolt. Quindi immagino Guiding Bolt, non Thunderbolt. Sì, ma suonava meglio. Ok, tira. Io ci provo. Non l'ho tirato, ho fatto solo la descrizione. No, non l'hai tirato. Allora, adesso ti descriverò. Ok, l'hai tirato, però hai colpito la finestra di un povero Cristo che è esplosa. C'è poco da fare, raga. Allora, Duncan, dimmi tu cosa vuoi fare. Duncan? Sì, sto riflettendo. Ok. Michele, non so cosa cazzo fa. Neppure io. Non so cosa fa. Ma io ho una proposta indecente per voi. Ci pensiamo e riprendiamo la settimana prossima? Sì, no, per forza. Sì, sono le 11, facciamo così, va? Sì, io. Allora rimane. Minchia, no, sono veramente a zero stavolta, ragazzi. Non so che cazzo fa. No, e chiedevo un po' che cosa c'è attorno. Se c'è tipo qualche carrucola, fargli crollare addosso qualcosa, sfruttare l'ambiente in qualche modo. È che è troppo forte, raga, è quello il problema. Va bene, ragazzi, mentre voi riflettete sul da farsi, io vi saluto. Vi ringrazio come sempre per averci seguito. Come sempre l'episodio lo troverete poi caricato lunedì. Ringrazio i miei giocatori, ringrazio chi mi fornisce pedine, map e tutto il resto. Io vi auguro una buona serata. Alla prossima!